È bello ritrovarti anche oggi su Memovia. È davvero possibile, secondo te, leggere un libro al giorno, capirlo tutto e ricordarlo quando in tempi di buona riusciamo a leggere un libro a settimana, magari, o un libro al mese? Grazie ad alcune tecniche che abbiamo messo a punto negli anni, siamo riusciti a triplicare la velocità di lettura e aumentare la comprensione. E adesso personalmente riesco a leggere un libro a settimana. Voglio dirti come ho fatto in questa guida veloce, alla lettura veloce, perché se le metti in pratica tutte già da oggi, garantito che triplicherai anche tu la tua velocità di lettura e lo farai direttamente sui tuoi libri. Sono tecniche molto veloci, molto semplici, chiare, non ti richiedono sforzo e vedrai i libri letti accumularsi nella tua libreria e avrai sempre un libro nuovo sul comodino. Questo è solo il primo dei video su come leggere e capire profondamente le cose che studiamo, che leggiamo anche per piacere. Quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se vuoi seguire con noi questo percorso che ti renderà un lettore formidabile. Da ragazzo rosicavo tantissimo quando vedevo quelli dei corsi di memoria che raccontavano di riuscire a leggere 4.000 parole al minuto, facevano il photo reading una pagina al secondo. Poi ho capito che anche se correvano come giaguari, alla fine non capivano il senso di quello che avevano letto e non si ricordavano un tubo. Un sacco di ricerche dicono che la comprensione, quando si fa una lettura troppo veloce, scende sotto il 50%. Anche perché la lettura veloce non è nata e non è fatta per leggere cose che richiedono tanta attenzione e comprensione, come per esempio i libri universitari, a meno che tu la faccia mantenendo intatta la comprensione e modulando la velocità, come stiamo per vedere. Leggere senza modulare sia la velocità sia la comprensione è come fare arrampicata con una mano sola, salti da un piolo all'altro e poi alla fine magari sbagli e cadi e devi ricominciare da capo. Invece le due cose devono essere portate avanti di pari passo, ma mai contemporaneamente. Si chiamano spinte di velocità. Aumento la velocità di lettura solo fino a quando capisco. Poi rallento un po' e punto sulla comprensione, ma non rallenterò mai così tanto e a quel punto, quando capirà di nuovo, il cervello ripartirà con un'altra spinta di velocità. Quindi aumento la velocità fino ai limiti umani, che sono considerati intorno alle 700-1000 parole al minuto, mantenendo intatta sempre la comprensione. E poi precisiamo, la comprensione e quindi la velocità di lettura devono variare in base all'argomento o al libro che stiamo leggendo. Ci sono delle parti che sono da leggere più lentamente perché sono più da capire e altre su cui puoi spingere sull'acceleratore perché ci sono degli esempi, delle cose ripetute, delle cose che non ti chiederanno mai o delle precisazioni rispetto a quelle parti che hai letto prima lentamente. Come ti ho già detto, ci saranno dei video sul canale specifici per aumentare la comprensione e il ricordo di quello che leggi. La seconda cosa molto diffusa nelle tecniche di lettura veloce è la tecnica cosiddetta del punto, quindi che segui la riga col dito o con la penna o col righello, oppure che ti spingono a correre appunto senza far leva sulla comprensione con delle app di lettura veloce che ti sparano le parole tan 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 tan, tutte di seguito senza modulare la velocità di lettura. Fare queste cose spesso è dannoso, non tutti si trovano bene a seguire col dito, molti ne vengono distratti e questa velocità delle app ti porta spesso a non capirci niente. Tra l'altro, contare le parole, le pagine, consuma un sacco di risorse attentive e cognitive che dovremmo usare per capire quello che stiamo leggendo. Credimi, altra cosa importante da fare è lasciare l'occhio libero di muoversi, non su dei punti fissi specifici. Deve essere libero come l'occhio del Signore degli Anelli di illuminare alcune parole o alcune parti del testo che riconosce essere importanti per la comprensione e a volte ha bisogno di tornare indietro, a volte di andare più avanti, a volte di rallentare su una particolare parola o frase. I movimenti saccadici, cioè le fotografie che l'occhio fa
a quello che vede non sono in sequenza, sono molto liberi, ed è così che abbiamo la visione complessiva del mondo quando lo guardiamo. Questo deve succedere anche mentre leggiamo, quindi libero o libera di guardare dove vuoi e anche di tornare indietro mentre leggi. Questa libertà nello sviluppare i propri metodi, anche nel fare quello che è meglio per noi stessi e per il nostro stile cognitivo, è una cosa su cui puntiamo sempre molto nel corso Memovia Origin. A proposito, forse hai provato quegli esercizi per l'occhio di allargamento del campo visivo, di fissazione, come dicevamo, su alcuni punti, tipo leggi la terza parola dall'inizio e la terza parola dalla fine della linea, non leggere gli inizi e i fine di pagina per allenare la visione periferica. Come avrai notato, ci vogliono mesi di esercizio per aumentare un po' la velocità di lettura, la comprensione diminuisce, come vedremo tra poco, e in più, quando smetti di fare gli esercizi, torni al punto precedente. E ripetiamolo questo, stiamo attenti al nostro stile cognitivo, a come siamo fatti. I nucleari, per esempio, si trovano bene a fissare il dito in alcuni punti, perché sono appunto nucleari, attenti al dettaglio. I fenomenici hanno bisogno della visione d'insieme per capire tutto quello che stanno leggendo. I dinamici preferiscono arrivare alla fine del paragrafo, della pagina, del capitolo addirittura, appunto anche loro per avere una visione d'insieme dell'argomento e per metterlo in relazione con altri argomenti. Solo a quel punto sentono di aver capito. Tutte le caratteristiche dei nucleari, dei fenomenici e dei dinamici vanno rispettate. Sono tre tipi di studenti diversi. Al limite si possono integrare tutti e tre i tipi, come racconto nel libro I tre mostri da uccidere all'esame. Un'ultima cosa da dire su questa lettura veloce: ma dove devono andare così di fretta, che sembrano correre come lepri e poi in realtà sono incoscienti come criceti sulla ruota? In alcune ricerche del 1983 di Homa è stato visto che questi lettori che si definivano iperveloci in realtà avevano ridotto tantissimo la comprensione, ma non ne erano consapevoli. Pensa che in un test del 1987 di Allen e Bacon sono stati presi due testi completamente diversi, tipo uno di cucina e uno di medicina. Hanno creato un testo solo e l'hanno fatto leggere a questi speed reader. Beh, alla fine questi lettori veloci hanno detto sì, ho capito tutto di quello che ho letto. Ovviamente non avevano capito un corno. Invece quelle che ti ho fatto vedere oggi sono le uniche tecniche che vanno bene sulla lettura dei testi universitari, in particolare quella della modulazione della velocità e quella del rispetto delle tue caratteristiche nella lettura. Se le usi, ti abituerai a leggere gradualmente sempre più veloce, ma anche a capire tutto. E spero con questo video di averti dato la possibilità di raggiungere questo risultato straordinario. Se me lo scrivi privatamente o qui sotto nei commenti, sono davvero felice e ti invito, se ti è piaciuto il video, a mettere un like, un cuoricino o a condividerlo con qualcuno a cui vuoi bene. Resto a tua disposizione qua sotto nei commenti anche per i consigli su prossimi argomenti da trattare e per rispondere alle tue domande su come aumentare la velocità di lettura e al contempo la comprensione. Ti rispondo sempre. Se ti interessa vedere anche i prossimi video su come leggere un libro al giorno più velocemente, quindi aumentare la comprensione e ricordarli tutti, iscriviti al canale. Nel frattempo che ti iscrivi, io continuo a studiare. Ci vediamo qui molto presto.